Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi una puntata veramente entusiasmante perché siamo in compagnia di un ospite veramente eccezionale, perché lui è giovanissimo, pensate, classe 2000, ma è già una stella consolidata, affermata nel nuoto paralimpico mondiale e ha già al suo attivo 7 campioni del mondo e 4 campionati europei. Insomma, è un primatista mondiale nei 50 e 100 stile libero e anche nei 100 dorsi categoria S9. Un curriculum possiamo dire che gli è valso il soprannome di Phelps del Paralimpico, oltre che quello di Smiling Killer per questo sorriso contagioso bellissimo, ecco, che abbiamo modo di apprezzare in questo momento. Diamo il buongiorno a Simone Barrama, a cui, ecco, diamo veramente un grazie per essere qui con noi. Buongiorno Simone, complimentissimi innanzitutto. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori che ci stanno guardando. Intanto grazie a voi per avermi in questo programma, è un onore. È un onore per noi. Innanzitutto però dici come stai vivendo questa quarantena, difficilissima anche per gli atleti. Ma la sto vivendo, diciamo, abbastanza bene. È stata un po' movimentata nel mio caso perché ho fatto, diciamo, i primi, direi, 30 giorni in Inghilterra perché ero lì per allenarmi anche dalla Bene. mia ragazza e sono rimasto un po' bloccato in Inghilterra. Sono riuscito a tornare in Italia e niente, la quarantena la sto vivendo con molto più tempo libero tra le mani rispetto a prima e sto un po' coltivando gli altri miei hobby, continuando ad allenarmi ovviamente. Mettendomi a pari con un po' di lavoro universitario, diciamo. Eh sì, perché tu sei anche uno studente universitario, studi ingegneria meccanica, poi ci arriveremo tra pochissimo, perché noi, ecco, attraverso te vogliamo anche un po' raccontare la tua storia, perché sei un riferimento veramente importante anche per i giovani. Una storia per chi ancora non la conoscesse: sei nato con una deformazione all'anca ed uno sviluppo anormale del femore destro, tra l'altro aggravato da una frattura del femore occorsa durante, ecco, il nutero, quando eri nella pancia di mamma tua, e hai affrontato tanti problemi, addirittura 13 interventi chirurgici, però non ti sei mai arreso. Il nuoto doveva servire in realtà inizialmente per rinforzare il tuo tono muscolare, però poi in quel momento è nata questa passione, è nata quella che poi oggi ti ha portato ad un strepitoso successo. Diciamo sì, sono anche stato fortunato, oltre che per il percorso, dal fatto di essere circondato da persone che mi hanno sempre supportato, specialmente la mia famiglia, poi è arrivato anche il mio allenatore, i miei compagni di squadra. E sì, ho sempre avuto questo amore per l'acqua e alla fine, 5 anni fa, quando ho incontrato Max, il mio attuale allenatore, questo amore dell'acqua, diciamo, ha fatto un salto di qualità, come modo di interpretarlo. 7 volte campione del mondo, ma anche primatista mondiale e sei giovanissimo. Come si fa a diventare, in un arco così breve di tempo, raggiungere un successo così importante? Intanto vediamo delle immagini. Se puoi raccontarci queste emozioni, questo è dorso, giusto? Sì, Dorso questo è il centro libero. dorso. Probabilmente una delle gare più emozionanti del campionato perché era quelle più incerte. Devo arrivare quarto come arrivare primo, e arrivare primo con il record del mondo è stata veramente una liberazione. Ero spaventatissimo prima di quella finale. E no, non c'è nessuna, diciamo, formula magica, nessuna formula speciale, è solo farsi in quattro, lavorare duro ogni giorno e pian piano ogni giorno aggiungere un po' di fieno in cascina e arrivare ai risultati che si è preposti, diciamo. Pensavi di raggiungere questi risultati? Ecco, io prima ho detto che inizi nuoto perché devi rinforzare il tuo tono muscolare, però sei stato accompagnato nel percorso della tua vita da persone che tu hai definito speciali. Sì. Quanto sono stati importanti anche loro in questo passaggio e quando hai avuto l'intuizione, ecco, che poi il nuoto non sarebbe stato un semplice aiuto quotidiano, ma un obiettivo da portare avanti, un compagno fedele della tua vita. Ma quando ho iniziato non avrei mai auspicato, diciamo, non mi sarei mai aspettato risultati del genere. Ho cominciato a farmi un'idea di ciò che valevo, tra virgolette, 3 anni fa, quando ho esordito in nazionale con i primi mondiali in Città del Messico nel 2017, ormai 4 anni fa, sì. E poi sì, le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso è stato di cruciale, di vitale importanza, perché specialmente dal punto di vista di un bambino che cresce con una disabilità,
le persone che lo crescono, appunto, che gli danno un certo tipo di personalità, lo indirizzano a un certo tipo di comportamento, è cruciale per farlo, diciamo, entrare come una persona, tra virgolette, normale nella società. Questo è un passaggio molto importante e in realtà i tuoi genitori, no, ti hanno aiutato e sono loro che definisci persone speciali, perché è arrivato ad un certo momento, ecco, dopo tanti interventi, il coraggio più grande è stato quello di comprendere che quello che tu avevi in realtà era un momento di forza e quel tempo, un brevissimo tempo, perdonami la ripetizione della parola, ti ha dato Sì, ragione perché hai raggiunto comunque dei successi. assolutamente. E, quello appunto è la dimostrazione che lavorando duramente si può arrivare ovunque si voglia. E poi sì, è stato appunto cruciale perché spesso per i bambini o le bambine che nascono con disabilità, o a maggior ragione per chi acquisisce una disabilità, per qualsiasi motivo, è difficile accettare e accettare se stessi per come si è. Ma è questo appunto che è, diciamo, il dovere dei genitori con un bambino o una bambina con disabilità, far accettare se stessi è come se niente fosse, perché come diceva un mio amico, mio compagno di squadra, Federico Morlacchi, c'è chi ha bisogno di occhiali perché vede un po' poco, c'è a chi non piace il naso, c'è chi ha una gamba un po' più corta, c'è chi nasce senza un braccio, ma alla fine ognuno di noi, diciamo, ha una piccola disabilità. Intanto c'è un messaggio bellissimo, ne stiamo già aggiungendo tantissimi, ecco, da chi ci segue in questo momento, c'è Alberto e scrive, bravissimo Simone, è un ragazzo semplice e una grande speranza per il nostro paese, nello sport e non solo. Mi Dicevi lusinga. bene, sei un riferimento, ecco, per tutti coloro, grazie a te perché, ecco, ripeto, sei un riferimento per tantissimi. C'è anche Raffaele che scrive, in questo momento di pandemia, come si può aiutare lo sport? Come si può, ecco, in questo momento aiutare lo sport? Perché noi sappiamo bene che ai campionati del mondo di Londra hai dominato e adesso si stava per te avvicinando un momento molto importante, ovvero quello del sogno olimpico. Un sogno che però è stato per il momento solo rimandato. Però come in questo momento prepararsi anche mentalmente, concentrarsi nella mente e nel corpo? Ma adesso, a parte che questa è la scelta più giusta che si potesse fare, e parlando puramente di sport, una settimana fa, se non sbaglio, il ministro Sparafora stanno distribuendo Stanziando dei fondi. dei 600 euro dei fondi per ogni collaboratore sportivo che appunto non lavorando in questo periodo di quarantena e non potendo fare molto, ovviamente le loro famiglie e loro stessi non sono nel momento più roseo. E poi il sogno, come detto, è solo rimandato a tra un anno e ci si può comunque allenare e fare sport da casa, si può benissimo fare, poi dipende anche da che sport, ma poi anche dipende se si ha un giardino o no, però è importante e si può lo stesso fare allenarsi da casa. Come si fa ad allenarsi da casa nel tuo caso specifico? Ecco, come puoi tenerti in forma in questi giorni e puntare comunque all'obiettivo del 2021? Credo che, ecco, in un certo senso sei stato obbligato anche tu, poiché è nuoto, ad interrompere gli allenamenti. Sì. Adesso sono ormai, penso, 3 settimane che non mi alleno perché comunque io, essendo stato in Inghilterra, hanno chiuso le piscine tutto un po' più tardi. E niente, l'importante è adesso rimanere in forma, non perdere un po' di fitness aerobico e neanche mettere su una panza importante anche con le vacanze pasquali. E niente, facciamo del lavoro a secco, come corpo libero, come facevamo già prima mentre nuotavamo per rinforzare il tono muscolare, la muscolatura, perciò c'è molti addominali, molto core, un po', che so, piegamenti, esercizi con gli elastici. E poi in Inghilterra avevo il vogatore a casa, che è una macchina che diciamo simula appunto il movimento del canottaggio, però qua no, però su internet c'è un'infinità di materiale che può, se non siamo molto esperti nel settore dell'appunto del fitness, su come allenarsi da casa e su cosa fare per rimanere in forma.
C'è tantissimo, insomma, da fare per rimanersi in fondo Sì. in bunker in questi giorni, Simone. Intanto abbiamo detto, ecco, che questa sarà l'occasione per te anche per dedicarti ai tuoi hobby, se magari puoi raccontarci quali sono i tuoi hobby, ma c'è ancora un altro obiettivo da raggiungere perché tu sei uno studente, sei in ingegneria, studi ingegneria meccanica e anche da questo punto di vista, ecco, la pandemia ci ha portato a rapportarci diversamente anche per quanto riguarda la metodica e l'approccio alla didattica. Come valuti tu Assolutamente. in questo caso la didattica a distanza? Presumo che, ecco, in questo periodo anche tu, per studiare, portare a termine gli esami, debba confrontarti con essa. È un qualcosa di positivo? Hai trovato qualche difficoltà o c'è qualche segreto che magari puoi raccontare e mettere appunto a frutto per chi ci sta ascoltando, per i nostri giovani? Personalmente parlando, nel mio caso, l'ho trovata molto comoda perché appunto prima con i doppi allenamenti il mattino e il pomeriggio non potevo sempre andare a lezione e spesso mi capitava appunto di dover saltare lezione. Adesso che a parte il fatto che siamo tutti chiusi a casa, ma la didattica digitale è quasi più comodo per me, appunto seguire le lezioni mi viene molto più facile. Sì, così non perdiamo nulla, è vero, con la didattica Esatto, online, esatto. è tutto lì, quindi possiamo Non ci sono vivermela scuse. anche più volte, se quel passaggio, esatto, poi se non comprendi un passaggio, vai lì e lo rivedi a loop. Sì. Intanto sappiamo che ti piacerebbe, ecco, in merito a quanto è accaduta la tua esperienza, in merito alla tua vita, vorresti proprio per questo motivo, quindi scegli ingegneria meccanica, perché ti piacerebbe ideare delle protesi alternative. Sì. Essere quanto è utile anche in questo caso lo studio. Vabbè, lo studio è cruciale in qualsiasi cosa si faccia, perché appunto ciò che forma noi come persone, lo sport ci forma come persone allo stesso tempo, è ovvio, però lo studio è importante perché più si sa e meno si teme, diceva, non mi ricordo chi. E poi essendo una persona che indossa quotidianamente una protesi e sa quanto possa essere scomoda a momenti una protesi, nel mio caso agli arti inferiori, mi piacerebbe appunto per chi in futuro avrà bisogno di protesi, essere da esperienza personale a fare questo design di protesi o anche, non so, di handbike da corsa, tra virgolette, come meccanico per futuri atleti paralimpici. Ottimo, ti auguriamo che questo possa accadere. Ti manca Grazie. tantissimo per completare gli studi? Io ho iniziato, sono al primo anno, perciò un pochino mi manca. Avendo 19 anni, sono al primo anno di ingegneria. Infatti, in bocca al lupo perché sarà anche questo un Grazie. percorso corredato sicuramente da grandissimo successo. Lo abbiamo detto, lo stiamo dicendo, lo Vediamo. stiamo ribadendo, stiamo ricevendo tantissimi messaggi per te, sei un grande atleta e la tua storia è un riferimento importante perché può rappresentare un esempio per tante persone, lo hai detto più volte anche in tantissime interviste, un concetto fondamentale, non bisogna mai arrendersi, ma bisogna seguire le proprie passioni, con determinazione e con molta convinzione. I limiti sono quelli che ci costruiamo noi personalmente. Sì, assolutamente. Se una cosa piace e sei felice nel farla, devi perseverare nonostante i vari ostacoli che puoi trovare sul percorso, diciamo, dal mio punto di vista. Alle volte però questi ostacoli ti fanno pensare e ti fanno fermare un attimino e pensi di non potercela fare. Allora io chiedo all'atleta, ma anche al ragazzo Simone, se c'è stato qualche momento della tua vita in cui ti sei detto no, non ce la faccio, pensando di volerti fermare e di guardare oltre. Sì, assolutamente ci sono stati e penso che ci siano sporadicamente nella vita di tutti noi. E nel mio caso mi è servito molto essere appunto circondato da persone che mi stessero vicine, mi sono state vicine durante quei momenti, che mi hanno supportato nonostante tutto, e sportivamente parlando, ovviamente i miei compagni di squadra e il mio allenatore e poi la mia famiglia, come sempre i miei amici, e l'importante è non farsi trascinare da quel flow di negatività e cercare di a mente fredda di razionalmente pensare e tornare con la testa sul proprio obiettivo.
Ascolta, sei giovanissimo, tantissimi sogni ancora da costruire, tanti già realizzati, ma oggi, in questo momento preciso della tua vita, hai un sogno del cassetto da realizzare, da voler realizzare? Sì, ne ho più di uno, diciamo. Un sogno nel cassetto è difficile nasconderlo, che sarà l'anno prossimo in Asia, diciamo in Giappone più specificatamente. E poi non lo so, magari la mia passione sin da piccolo è stato il disegno e il fumetto in generale, perciò chissà, magari in un futuro poter fare qualcosa, pubblicare qualcuno dei miei lavori, anche quello sarebbe molto, molto bello, diciamo. Noi te lo auguriamo. Intanto Grazie. vorrei che dessi tu personalmente, perché vi ho detto che sei riferimento importante per i giovani, attraverso te si impara a comprendere che la disabilità non è un limite, al contrario, è un'occasione in più, è un dono, possiamo dirlo così, è un vero e proprio dono per inserirsi ancora nella vita. Un messaggio di speranza per tutti i giovani, da parte tua. Beh, oltre che ai giovani, lo allargherei anche un po' a tutto il nostro paese che sta vivendo forse uno dei momenti più difficili della sua storia, e almeno nei miei 19 anni di vita questo è stato il momento più difficile in assoluto che il nostro paese ha vissuto. Il messaggio di speranza è appunto di credere in se stessi e continuare a perseverare in qualsiasi cosa si stia facendo e impegnarsi al 100%, che sia a scuola, che sia nel lavoro, che sia nello sport, nell'imparare, che ne so, a suonare un nuovo strumento musicale. L'importante è impegnarsi e rimanere in contatto con le persone, anche se adesso, ovvio, non siamo in contatto fisico perché dobbiamo stare in quarantena l'uno dall'altro, è importante rimanere in contatto con le persone, perciò sentirci via telefono. Siamo circondati da tecnologie che possono permetterci anche questa che stiamo usando adesso per le videochiamate, perciò questo è cruciale, non isolarsi anche mentalmente, diciamo. Non isolarsi mentalmente, in realtà è quello che poi ti chiedo, è un modo per stare vicino anche alla tua fidanzata, perché hai detto che in questo momento siete distanti, però la tecnologia vi aiuta ad essere vicini. C'è un messaggio di Assolutamente. Ilaria. Le diamo il buongiorno. Ilaria scrive: che sensazione si prova a vincere un mondiale? Che sensazione hai provato, Simone? Quasi indescrivibile. Si dice che si arriva al settimo cielo, in quei momenti si arriva all'undicesimo, al dodicesimo cielo, si arriva tra le stelle. Nel mio caso, il mio primo mondiale è stato molto, molto emozionante perché lo dedicai a mio nonno Gigi, che purtroppo venne a mancare qualche giorno prima dell'inizio delle gare, ed è stata un'emozione molto molto forte, e ovviamente sentire l'inno di Mameli che suona sul podio ogni volta farà brividire, specialmente nel caso di Londra, degli ultimi mondiali, quando nonostante non siano italiani tutta la folla si mette ad applaudire durante il pom 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 pom, indipendentemente che siano inglesi, australiani, quello è veramente emozionante, diciamo, toccante. Certo, portare in alto, ecco, la bandiera italiana, soprattutto in questo momento, ecco, di grande emergenza, diventa forse, chiedo anche un attimino, un momento di responsabilità da parte tua. L'hai vissuto anche da questo punto di vista, quando, ecco, poi si riesce a vincere la prima volta e anche volte successive, si diventa l'uomo dei record. Nelle volte successive c'è un piccolo peso di responsabilità da parte tua. Sì, assolutamente, specialmente quasi nelle staffette, perché ovvio sei lì come a rappresentare la tua nazione, perciò devi, diciamo, devi saper comportarti e saper agire in un certo modo, perché comunque sei lì a rappresentare la tua nazione e vuoi appunto, amando il tuo paese, cercare di fare del tuo meglio per rappresentarla appunto al meglio delle tue possibilità. È quello che stai facendo in realtà, Simone. C'è un altro messaggio bellissimo. E salutiamo Vincenzo Boni, Ciao, Vince. grandissimo amico di Mazzanone, grande esempio sportivo, ma bellissima persona. Io gli mando un grandissimo abbraccio, un grandissimo bacio. Grande. Scrive: cosa provi ad avere come compagno di nazionale Vincenzo Boni? Vabbè, Vincenzo è Ti stai un emozionando. è divertentissimo. Tra l'altro, con Vincenzo ho condiviso io, lui e Antonio Fantin, che saluto, la mia prima camerata, diciamo, in nazionale quando eravamo a Città del Messico. Ed è stato uno degli atleti, diciamo, più grandi che ci ha
rasati i capelli, che adesso sono lunghi, però all'epoca c'era rasati i capelli come è tradizione fare alle matricole, è un po' di nonnismo, però è stato bei ricordi, e poi con Vincenzo, vabbè, simpaticissimo. Lo salutiamo, un grandissimo abbraccio. C'è un altro messaggio interessante, Simone, per te. Espedito scrive: gli sportivi professionisti non possono fermarsi, eppure lei, come i suoi colleghi, lo ha fatto. Come sarà la ripartenza per lei? Come bisognerà ripartire anche da un punto di vista fisico, oltre che mentale? Ci sarà una Ma, preparazione atletica differente, ti chiedo. mentalmente la testa è carica a mille, perché ovviamente tutta questa, diciamo, distanza dalla vasca ci sta caricando molto. Fisicamente, secondo me, sarà un po' come ripartire dopo una vacanza estiva, dopo una competizione. Certo, non è così tanto lo stop, perché in quei casi sono di solito 2 o 3 settimane, però ci sarà così un graduale aumento del carico di lavoro fino ad arrivare ai livelli standard, diciamo. E certo, bisogna poi pian piano iniziare quella che è la nuova avventura e quindi quel nuovo obiettivo che sarà il 2021. C'è Daniela che invece scrive: grande Simone, Dani. come tu... Cioè, Daniela, la conosci? Sì, la conosco, è diciamo una parente di mia mamma, perciò sì, ci conosciamo. Ah, ok, perfetto, è bellissimo insomma questo affetto dimostrato in questo momento. C'è anche Gerardo che scrive: complimenti davvero, questi sono esempi da seguire, never back down, quindi col simbolo di Grazie. forza. Ancora un messaggio bellissimo per te, ancora Gianmarco, complimenti, sei un grande esempio, un esempio da seguire il tuo, e che in realtà, ancora Vincenzo, saluto a tutti, siamo, Simo, sei un grande. Che cosa ti senti, ecco, in questo momento anche di raccontare anche agli adulti che magari diversamente hanno, non riescono, ecco, molte volte ad empatizzare e a comprendere certe difficoltà, no? Che i ragazzi, i giovani vogliono, hanno, soprattutto per quei ragazzi che vorrebbero fare sport in maniera agonistica, però molte volte sono frenati dai genitori. Beh, secondo me è una cosa che spesso anche a me capita, ci ferma un po' è la superficialità, perché secondo me è importante pensare come penserebbe l'altra persona, cioè immedesimarsi nel suo punto di vista per capire perché una certa determinata persona ci sta facendo delle richieste o ci sta atteggiando a noi in un certo modo. E una cosa che, diciamo, i miei genitori hanno fatto benissimo è appunto quella di non costringermi mai a fare qualcosa o a non fare qualcos'altro. Mi hanno sempre lasciato libero di fare quello che volevo, ovviamente finché quello che volevo fare era, diciamo, sicuro e non contro le leggi. Però è appunto questa libertà che secondo me serve per forgiare delle persone, dei cittadini migliori per il futuro, lasciarli liberi di fare quello che vogliono e non giudicare, diciamo appunto, tagliare le loro gambe prima o le loro ali prima che prendano il volo. Al di là se si possono raggiungere poi coppe e medaglie. Sì, assolutamente, quello è un altro discorso, non bisogna per forza vincere, è importante fare quello che piace. Poi se i successi arrivano, ben venga. Complimenti, un esempio da seguire. Voglio concludere con questo messaggio di Mauro che condivido. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ti auguro un in bocca al lupo, grandissimi successi e quelli di studio, ma naturalmente quelli sportivi. Salutiamo all'uomo dei record. Siamo stati in diretta con Simone Grazie Barlam, Maria. 7 volte campione del mondo, 4 volte campione europeo, primatista mondiale. Ed un in bocca al lupo immenso per Tokyo 2021. Un abbraccione, Grazie mille grazie Maria. Simone, In bocca al lupo grazie a a voi, te. credo. Un bacione, Ciao, grazie, ciao, bacione. ciao, buona giornata. Allora, in realtà adesso passiamo ancora ad un altro argomento, perché fra pochissimo saremo in diretta con un'altra persona che ha avuto un impatto importante, che è, insomma, davvero di grande profilo, perché saremo in diretta con una grande eccellenza, con Paolo Gilerini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Buongiorno direttore, bentrovato. Grazie Buongiorno. per essere qui con noi. Naturalmente il coronavirus, buongiorno, ha avuto un impatto importante anche sul mondo della cultura. Noi sappiamo che lei al momento è in Toscana, però naturalmente dirige il nostro territorio, il nostro capoluogo partenopeo, il MAN. Sente la mancanza ad oggi di Sì, questo museo? moltissimo.
moltissimo e spero, insomma, di tornare presto. Lei è un vulcano di idee, le sue giornate erano pienissime, tanti appuntamenti, insomma, come è cambiato il modo di lavorare, il suo modo di lavorare in questa quarantena? Beh, ci sono degli aspetti, devo dire, positivi, perché la tecnologia oggi ci permette, come lo dimostra anche questa trasmissione, di avvicinare e rendere molto ridotte le distanze. Quindi con gli uffici ci siamo subito organizzati per poter ottimizzare al massimo questo momento e devo dire che dopo uno scoramento iniziale è subentrato un senso, diciamo, di ordine, una volontà di programmazione, di ripartenza per poter garantire un nuovo museo alla riapertura, nuovo sotto il profilo della comunicazione digitale, nuovo, diciamo, per le offerte che verranno in qualche modo diciamo così presentate a chi verrà nel museo, nuovo infine per tutte quelle offerte che stiamo preparando per le scuole e anche per la comunità internazionale. Ecco, possiamo dare qualche anticipazione a chi in questo momento ci sta seguendo? Come cambia adesso, proprio per queste settimane particolari, la programmazione all'interno del MAN? Allora, noi partiamo da un presupposto, diciamo così, da una speranza che, diciamo così, al massimo entro il mese di giugno si possa pensare ad una timida riapertura, ma questo ovviamente lo stabilirà il Ministero. E i visitatori che verranno, diciamo così, nella seconda parte dell'anno nel museo potranno assistere intanto ancora alla mostra di Lascaux, dedicata alle grotte più famose della preistoria, che è già allestita all'interno del museo, ad una bellissima mostra che si aprirà una settimana dopo la riapertura, dedicata alle collezioni etrusche del MAN. Ancora potranno vedere, capire il cambiamento climatico, che è una mostra con il National Geographic che aveva avuto tante visite e prenotazioni da parte delle scuole. Capire il cambiamento climatico, in particolare, e la mostra degli Etruschi accompagneranno tutta la seconda parte dell'anno fino al 31-12, mentre la SCO terminerà alla fine di giugno. Saremo invece costretti a posticipare la grande mostra dei gladiatori a gennaio 2021 per ovvi motivi. Questo è quello che in qualche modo vedranno i visitatori quando verranno al MAN. Però c'è di più, perché da ottobre avremo il terzo giardino, l'auditorium e la nuova sezione tecnologica pompeiana nell'ala nuova del museo. Quindi si riparte dopo questo stop di 2 mesi con una macchina, insomma, che ha ogni mese qualcosa da sfornare. In queste settimane c'è qualche intuizione da parte del MAN per fare compagnia ai suoi visitatori, direttore? Sì, abbiamo puntato molto sugli aspetti digitali, quindi è possibile ovviamente vedere le mostre di cui ho parlato prima, e in particolare parte adesso, questa settimana, una serie di approfondimenti legati alla mostra Thalassa, che appunto probabilmente sarà possibile rivedere alla riapertura, e poi stiamo preparando una bellissima serie di approfondimenti legati al Festival Fuori Classico, che aveva visto la partecipazione di luminari come per esempio Canfora o anche Cacciari, Massimo Cacciari, quindi una serie di approfondimenti sul mondo antico che dalla prossima settimana sarà possibile apprezzare nell'ambito della riproposizione di questo festival per tutti quelli che non hanno potuto nel tempo partecipare. Quindi la programmazione digitale è assai nutrita e credo che si possa veramente dire che ci sono offerte per tutti i gusti. C'è un messaggio che volevo leggerle, veramente molto interessante, perché c'è Alberto che le scrive: direttore, innanzitutto complimenti, il MAN è un gioiello riconosciuto in tutto il mondo, viaggio molto all'estero per lavoro, quando si poteva, ecco, prima del problema, e moltissimi stranieri mi hanno parlato bene del museo. Secondo lei anche le visite del futuro saranno virtuali? In che modo si potrebbero generare le stesse sensazioni di una visita live? Perché effettivamente la visita live, il toccare, il vedere,
un'opera d'arte è da vicino e altro rispetto a un aspetto quello virtuale. Ma dunque, devo dire che noi anche prima dell'era Covid avevamo iniziato a concepire una programmazione di mostre digitali all'estero, perché a volte anche in un contesto di normalità è difficile far pervenire, diciamo, i pezzi originali. Quindi ora ancora di più abbiamo programmato 5 mostre digitali che accompagneranno sia mostre che si sviluppano fisicamente, come quella dei gladiatori, che avrà una sua, diciamo, un suo avatar digitale, e così anche gli Etruschi, che potrà essere veicolato in tutto il mondo, sia anche una serie proprio di mostre che parleranno dei principali capolavori del museo e che saranno poi veicolate in tutti quei luoghi del mondo che sono già connessi con noi perché hanno ospitato esposizioni. Noi siamo, ricordo, presenti in Giappone, in Cina, Singapore, negli Stati Uniti. Diciamo che abbiamo almeno 30 mostre all'anno, soprattutto dedicate a Pompei, in tutto il mondo. Allora, il digitale è sicuramente non un aspetto alternativo, ma io direi un aspetto integrativo della fisicità, che potrà tornare, io credo, tra 12-24 mesi, ma le due cose possono tranquillamente convivere. L'importante è che il digitale sia fatto con una corretta e accattivante narrazione, e allora a volte con il digitale si possono cogliere dei particolari che non si colgono appunto nell'oggetto fisico. Quei dettagli, quelle minuzie, quei particolari, yeah. Ecco, che poi volutamente chi lo realizza ad hoc lo prepara proprio a fruizione del pubblico. Intanto si parla di arte e di bellezza in un periodo così difficile, laddove, ecco, in tutti i settori si dice che al primo posto deve essere messa la salute. In questo contesto l'arte e la bellezza in che posizione dovrebbero essere collocate? Qual è soprattutto la loro funzione? Beh, l'arte e la bellezza hanno anzitutto una funzione educativa, e noi dobbiamo metterci in testa che l'educazione, e soprattutto le nuove generazioni, non si può erogare ad intermittenza, e quindi deve essere un piano specifico che si svolge di continuo, questo sia che ci sia o che non ci sia il virus. Ancora di più, diciamo, in questa situazione, perché deve aiutare anche a lenire quegli aspetti di paura, di angoscia che accompagnano tutti in questo momento. E quindi è fondamentale, diciamo così, posti questi due pilastri, ricordarne un terzo, che il 13% del nostro PIL deriva dal turismo, che molta parte del turismo è legato ai beni culturali, e che quindi nei beni culturali esiste un indotto legato, diciamo così, alle mostre, alle persone che vengono a frequentare i luoghi d'arte, che mette insieme e dà lavoro a tantissime persone, e non direttamente solo gli specialisti, ma anche tutto il comparto alberghiero, della recettività, della ristorazione. Quindi investire in cultura è forse l'unica cosa possibile che si può fare in questo momento in Italia. Ecco, stiamo vedendo intanto delle immagini bellissime, ecco, delle opere d'arte che abbiamo, ecco, la possibilità di vedere anche da un punto di vista virtuale. Lei ha toccato un tasto molto importante, direttore, perché giustamente ha detto che il 13% del PIL deriverebbe dal turismo, per cui adesso nel nostro territorio c'è tantissima preoccupazione, perché sappiamo che Napoli era diventata capoluogo, punto di riferimento turistico di primo livello. Allora c'è il rischio e la preoccupazione che questo patrimonio possa dissiparsi. Sì, tanto però tutto quello che c'è di bello all'interno del Manno lo stiamo vedendo e ne stiamo regalando in questo momento arte, cultura e bellezza a chi ci sta seguendo in questo spazio. Sì, questo che lei dice è vero, però il turismo noi sappiamo che è sempre molto aleatorio. Voglio ricordare qualche anno fa, quando ci furono gli attentati, per capirci, in Egitto e poi presso il Museo del Bardo, eccetera, che hanno provocato una fuga di alcuni anni da quei luoghi e poi, come dire, un timido ritorno. Di questa situazione, devo dire, hanno beneficiato altri luoghi, tra cui anche Napoli, anche l'Italia meridionale,
che tra l'altro, come dire, ha avuto sempre l'accortezza di fare una politica con prezzi molto competitivi. Allora, in questo caso non ci sono stati attentati, c'è stato uno stallo che ha riguardato tutti, e quindi ripartiamo tutti dallo stesso punto, e a questo punto, ecco, conviene utilizzare al massimo questo momento per verificare quello che non andava ancora nella offerta, diciamo così, partenopea e dell'Italia meridionale, e cercare di attenuare, lenire quelle criticità, in modo da poterci presentare per la prossima stagione turistica, quella del prossimo aprile, con tutte le, diciamo, con tutti gli accorgimenti. Il primo accorgimento, in particolare, dovrà essere quello di avere ciascuno, come istituto culturale, albergo, ristorante, tutte quelle cautele e precauzioni che verranno chieste, in modo tale che le persone dovranno sentire sicure di poter tornare in un luogo che ha attenzione alla propria fame di cultura, ma anche alla propria salute. Al di là di questo aspetto interessante e doveroso per la salute, ecco, del pubblico, su quali sinergie bisognerà però puntare per la ripresa? Beh, allora, in questo momento è fondamentale che si creino quei tavoli di lavoro tra istituzioni, mi riferisco alla regione, al comune, a tutti quelli che si occupano di turismo, quindi gli operatori e gli istituti culturali, perché anzitutto non si facciano, diciamo così, degli itinerari paralleli e quindi si disperdano energie. Occorrono fissare pochi obiettivi condivisi e su quelli lavorare tutti insieme, ascoltando le voci di tutti. Sarebbe assurdo che ognuno, diciamo così, pensasse di strappare fondi, di ricevere finanziamenti per veicolare se stesso. Ora occorre dare anzitutto un'immagine forte complessiva attraverso la comunicazione, e questo lo può fare sicuramente molto bene la regione, come già sta facendo, e poi da lì ripartire per recuperare alcuni obiettivi. In particolare mi preme ricordare che è nostro dovere dare una mano a tutte quelle associazioni, quelle cooperative di giovani che a Napoli stanno lavorando, devo dire, eroicamente nella gestione dei beni culturali, e che in questo momento sono e saranno i primi a soffrire di questa crisi. Ecco, noi come istituzioni abbiamo non solo il dovere di veicolare e promuovere il nostro patrimonio, ma soprattutto di salvare i nostri giovani da un momento di difficoltà. Nello specifico, lei ha menzionato la regione e il lavoro che ne deriva, ma c'è una richiesta specifica ad ogni settore, cioè ad ogni istituzione, nel senso che una richiesta specifica da effettuare e per il governo e per la regione e per il comune? Beh, il governo si è già impegnato, diciamo così, con i musei e con tutti i luoghi di cultura a prendere nota dei fabbisogni legati ai mancati incassi, per capirci. E questo è stato già fatto da tempo e quindi ha ben chiara la situazione, sulla base anche di quello che riceverà a livello di aiuti anche dall'Europa, sicuramente non farà mancare il proprio apporto. Simmetricamente anche la regione c'è stata sempre vicina, devo dire, insomma, finanziando le grandi mostre, insomma, e avendo sempre presente la strategia territoriale e che è portata di continuo nei grandi expo turistici all'estero. E si tratta ora capire che sarà un anno difficilissimo e che per rilanciare, diciamo così, la nostra immagine occorrerà uno sforzo ulteriore, soprattutto nella promozione, perché la partita si gioca a questo punto per la prossima primavera, anche se magari da settembre ci sarà un timido e spero anche importante ritorno dei turisti, ma sarà soprattutto la prossima primavera a determinare il nuovo corso. Per quella prossima primavera dovremmo essere, secondo me, più forti rispetto al tema della capacità di comunicare prima le offerte, rispetto alla possibilità di avere delle scontistiche particolarmente allettanti, biglietti comuni, condivisi, scontati, insomma tutta quella serie di offerte che poi servono a
spostare o meno i flussi turistici in un luogo o nell'altro. È ipotizzabile, ecco, una rete di musei, ecco, musei in rete, una sinergia che tanto da un punto di vista sì, c'è la virtualità, però anche sul territorio tra i vari poli culturali. Sì, è fondamentale. È fondamentale. Di fatto alcune reti già esistono, per esempio di vari livelli. Esiste Artecard regionale che mette in rete quasi tutti, diciamo, i sistemi più importanti della regione. E poi, per esempio, nel nostro piccolo noi abbiamo attivato la rete Extraman, che mette insieme il MAN con oltre 19 siti più piccoli, ma ugualmente preziosi. Sono chiese del centro storico, sono le catacombe di San Gennaro, sono il Pausillipon, insomma tutti luoghi che sono gestiti da delle giovani cooperative che sono un po' il nostro futuro. Ecco, è importante che il turista comprenda che magari acquistando un prodotto non va a vedere solo un luogo ma un intero territorio, e quindi questo può garantire una permanenza maggiore rispetto al giorno di base, un pernotto, due pernotti, e a catena creare, diciamo così, una forte moltiplicazione delle utenze turistiche. Un'arte interconnessa, ecco, ci piace anche dire, perché ecco, non ci si soffermi solo su quell'aspetto artistico e basta, bisogna adorare e ammirare l'arte tout court a 360 gradi. Intanto sappiamo che il MAN, il Museo Archeologico, da anni naturalmente nostra culla del nostro patrimonio artistico, però al contempo è anche all'avanguardia, no? Da un punto di vista tecnologico. Faccio riferimento al videogioco di cui abbiamo parlato anche a Mattina 9, che avete prodotto e che, ecco, di cui ora uscirà anche il seguito. Ecco, un videogioco che non si ferma qui. Questo virus cambierà anche in modo la modalità di funzione dell'arte, secondo lei? Sì, direi di sì. È inutile, diciamo, pensare che possa tornare tutto come prima, perché purtroppo, come hanno già sottolineato molti esperti, è possibile che ci sia un ritorno del virus in autunno, ma soprattutto possono essere, diciamo, ipotizzabili delle pandemie ogni, diciamo, lotto di anni. E allora, ecco, dobbiamo considerare questo evento una sorta di spartiacque. Che cosa possiamo fare? Possiamo sicuramente, diciamo, rendere i nostri luoghi più appetibili e anche, diciamo, più sicuri, in maniera tale che non si basi più la fruizione sulla quantità, come magari si faceva prima, ma più sulla qualità. Quindi meno persone, ma con più spazio e più servizi a disposizione. Dal punto di vista poi del digitale, appunto, aprirsi a esperienze innovative. Adesso a settembre uscirà la seconda puntata di Father and Son, e per esempio questa volta il gioco, invece che essere gratuito, avrà una richiesta di pochi centesimi, diciamo, per il download, una cosa simbolica, però considerato che l'altra volta è stato scaricato da 5 milioni di utenti, allora ci aspettiamo che questa possa essere anche una forma innovativa di sostegno al museo. Quindi le idee sul digitale servono anche a questo, a rigenerare i bilanci senza aspettarsi sempre, diciamo così, che dall'alto piovano i soldi, anche perché dall'alto di soldi ne pioveranno sempre di meno. E sulle, ovviamente, possibilità di fare mostre digitali l'ho già detto, ma è fondamentale. Quindi il nostro patrimonio diventerà un patrimonio di mostre digitali, ma c'è di più: anche i nostri splendidi depositi sono in corso di digitalizzazione, e quindi nel nuovo sito internet, che sarà pronto anch'esso da settembre, si potranno scorrere almeno 300-400 mila capolavori nelle forme di immagini, a volte anche di ricostruzione 3D, con tutti i dati scientifici che serviranno alla comunità scientifica mondiale, ma anche, diciamo, a tutti gli studenti del mondo, a tutti quelli che sono interessati, per poter fare le loro ricerche. Quindi la cultura mette a disposizione stavolta tutto, anche, diciamo, il patrimonio segreto che prima era custodito gelosamente.
È vero, prima era costruito giusamente, c'era il messaggio, ecco, in realtà lei direttore ha già risposto sulla possibilità di avere delle visite multimediali. Quello che in realtà a noi fa piacere comunicare e dire anche in questo spazio, che attraverso questa nuova metodica si può apprendere anche giocando, si può apprendere in maniera diversa, ecco, l'arte diventa un qualcosa, una comunicazione alla portata veramente di tutti. E a questo punto una domanda che in realtà spesso noi le rivolgiamo nel nostro spazio di Mattina 9, come approcciarsi all'arte, perché ecco, c'è una gran fetta di pubblico che se ne appassiona indipendentemente dalle capacità tecniche o da quelle che sono le conoscenze, no, ricevute in età giovanile. In che modo approcciarsi ora all'arte? Basterà l'adozione? Anzitutto, diciamo così, è importante che per le scuole, diciamo, vengano fatti anche dei progetti innovativi che in qualche modo aiutino a far nascere questo entusiasmo per le nuove generazioni. Noi, per esempio, per il prossimo anno scolastico abbiamo in mente di preparare una serie di programmi legati alla preistoria, al mondo greco, magno greco, etrusco e romano, realizzato con diciamo prodotti digitali e con oggetti solo del MAN. D'altra parte il MAN lo consente perché, come dire, tutti i manuali d'arte hanno le nostre opere. E rispetto, diciamo così, a chi si vuole approcciare all'arte, io consiglio sempre di riferirsi sempre ai professionisti dell'arte, quindi, come dire, di seguire anche le trasmissioni che importanti che ci sono su tanti canali deputati, insomma, che possono in ogni modo anche come dire, presentare un'occasione di approfondimento. E direi che forse la cosa più bella, oltre a questa, potrebbe essere quella di far raccontare alcuni pezzi, alcuni capolavori, non solo da specialisti, ma anche attraverso le parole di scrittori, per esempio, che riescono a volte molto bene a far suscitare emozioni. E d'altra parte, infine, creare dei cortocircuiti per cui all'arte possano essere ispirate anche la musica e quindi veicolare l'arte anche attraverso le altre arti, come abbiamo già fatto, peraltro. Quindi Henry De Luca, per esempio, che racconta le nostre statue, un grande regista che compone un film partendo dalle nostre statue, oppure... Parliamo di Interna Nord, con Napoli Velato, ecco, cioè, tutto rientra proprio da lì, ma tante occasioni anche per ricordare il mondo della danza, che ecco tutti i ballerini che proprio danzano all'interno di questi capolavori. È vero, effettivamente, poi l'arte è declinabile in tutte le sue forme e non ce n'è un momento che l'una separa l'altra, è un momento univoco, unico, di cui goderne appieno. Intanto, direttore, quello che in realtà noi oggi abbiamo fissa nella mente come immagine è la presenza di lunghissime file, soprattutto in questo periodo, nel periodo che in realtà ci ha anticipato poc'anzi, il periodo pasquale, e quelli che saranno i prossimi weekend, no, di altre festività. Ecco, lunghissime file fuori al museo, però adesso bisognerà studiare la modalità della fruizione all'insegna della sicurezza. Lei prima in realtà lo ha già anticipato, però sarà possibile rivedere queste lunghe file, che un po' erano anche per noi motivo di orgoglio, diciamo la verità. Beh, le lunghe file, diciamo così, ce le potremo aspettare auspicabilmente a partire dalla prossima primavera. Intanto, diciamo così, dovremo riaprire con grande cautela, perché questa fase sarà proprio anche sperimentale, e per poter capire cosa va e cosa non va, e quindi in una prima fase avremo sicuramente dei biglietti che dovranno essere prenotati online distribuiti manualmente. Dovremo avere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri, ed è per questo che anche auspicabilmente speriamo che non vengano molte persone, perché poi sennò non basterebbe tutta via foria per tenere la fila, e dobbiamo avere tutti quegli accorgimenti legati ai rilevatori della temperatura corporea e quant'altro. Allora io direi ripartiamo con calma i primi mesi dell'estate, valutiamo quali sono le condizioni
minime per poter garantire un buon servizio, e poi magari dalla prossima primavera sono abbastanza convinto che torneranno le grandi folle, anche perché apriremo l'anno, il 2021, con la grande mostra sui gladiatori e poi una spettacolare mostra su Alessandro Magno e poi una spettacolare mostra sui bizantini, e quindi insomma le file le riporteremo. Bellissime mostre, in realtà tante iniziative anche per quanto riguarda la mostra di Alessandro Magno, insomma è veramente un vivere l'arte a 360 gradi. Siamo con l'ultimissima domanda, non rubiamo altro tempo direttore, oltre alla scienza, perché ecco in questo periodo di pandemia e di coronavirus è di fondamentale importanza perché salverà e sta salvando tantissime vite, ma io le chiedo, oltre alla scienza, la bellezza salverà il mondo? E faccio riferimento a quella bellezza, ecco, riportandoci a quella che comunque la cultura antica, quella greca soprattutto, laddove il kalos, kai agathos, l'essere bello e l'essere buono riuscivano a rendere l'uomo speciale, l'uomo migliore. La bellezza potrà salvarci, direttore? La bellezza sicuramente può salvare l'uomo e il mondo, però ha due condizioni: che di questa bellezza possano partecipare tutti. Quindi noi dobbiamo creare le condizioni socio-economiche perché tutte le persone possano aspirare a questa virtù, così come tutti hanno diritto alla scolarizzazione e anche, soprattutto lo dico in questo momento, al sistema sanitario, cosa che insomma abbiamo visto essere saltato in tante parti del mondo. Quindi non c'è bellezza se non c'è giustizia sociale. Se c'è giustizia sociale c'è anche la bellezza, e la bellezza, come dire, ha la capacità non solo di lenire, diciamo così, il dolore e anche, come dire, far ascendere e migliorare dal punto di vista educativo e diciamo così della preparazione delle persone, ma soprattutto la bellezza può creare i presupposti per una società più giusta, insomma, per degli uomini migliori. Noi lavoriamo per creare nel nostro piccolo dei cittadini migliori. Perché? Perché possiamo e abbiamo un'occasione straordinaria. Abbiamo davanti la storia di oltre 3.000 anni, sappiamo quali sono gli errori del passato, in teoria avremo anche le ricette per non farli ripetere. I miei complimenti, direttore, perché lei è sempre esaustivo, puntuale e tocca degli argomenti per nulla scontati, molto importanti, interessanti, ecco, per quelli che ci portano, ecco, a vivere, per un'utilità della vita che abbia uno scopo sicuramente migliore, benefico e che sia di utile utilità per il bene comune. Grazie al direttore Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, per essere stato con noi. Io le auguro una buona permanenza in Toscana e arrivederla prestissimo, e ancora complimentissimi, direttore. Grazie a voi, grazie a lei, buongiorno. Grazie, buona giornata. Bellissima intervista, bellissima persona, ma adesso ancora un ospite di grandissimo profilo, una vera e propria eccellenza del nostro territorio. Pensate, tra i 100 migliori scienziati a livello internazionale, siamo con Anna Maria Colao, presidente della Società Italiana di Endocrinologia e cattedra UNESCO in educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile presso la Università Federico II di Napoli. Professoressa, buongiorno, ben trovata e grazie per essere qui con noi. Buongiorno a te, Mario. Buongiorno. Allora, innanzitutto come sta e come sta vivendo queste settimane? Io ne immagino già la risposta, però vorrei che lo dicesse lei. Molto faticose, Mario, molto faticose, perché stiamo cercando nel policlinico di lavorare nonostante una pressione molto forte. Abbiamo tenuto aperto tutte le consulenze nei confronti dei pazienti con malattie endocrino-metaboliche, che è il mio tema. Abbiamo attivato in maniera rapidissima i teleconsulti, anche per gli studenti, le lezioni online, gli esami online, le lauree online. Nel giro di pochi giorni siamo passati da incontrarci tutti rapidamente a non incontrarci affatto, quindi è stata una sfida importante, però siamo qui, siamo contenti di vedere che la Campania, il Sud, Napoli hanno retto benissimo questa epidemia, grazie proprio al sostegno di grandi professionisti che noi possiamo vantare nella nostra città e nella nostra regione.
Tra questi professionisti c'è lei, professoressa, se mi permette una piccola parentesi, a nome mio lo faccio in realtà io come portavoce, ma penso a nome di chi in questo momento ci sta seguendo e di tanti. Un grazie veramente di cuore, un grazie sentito per il lavoro immane e faticoso che state svolgendo. Oggi in questo periodo storico siete definiti eroi e non è un termine, un nome scelto a caso, è veramente encomiabile il lavoro che state svolgendo. Quindi grazie, grazie, grazie veramente. Grazie. Però io se posso dire, noi non siamo eroi, siamo medici, infermieri, esperti del mondo della sanità. L'ho detto anche in una intervista, se questa epidemia, questo momento così veramente di grande sfida medica, sociale, economica, politica, io potrei mettere tutti i termini della sfida epocale che stiamo vivendo. Ecco, se questa sfida è servita anche a far capire a tutti l'importanza che ha un sistema sanitario universale e ben funzionante, e allora non è stata spesa in vano questa epidemia e anche purtroppo tutti i morti che ci sono stati, che dobbiamo onorare con il nostro comportamento. Noi abbiamo avuto un depauperamento del nostro sistema sanitario in oltre 30 anni di tagli continui. Certo, anche dovuti al fatto che la medicina è cambiata, l'organizzazione è cambiata e quindi c'è anche una logica di sostegno economico, ci mancherebbe. Però se questo è servito a far capire com'è importante anche tenere aperte strutture quando non ce n'è una esigenza continua. La medicina e la salute non è business. Non possiamo cambiare i connotati perché la salute di una singola persona non la puoi misurare sempre economicamente. Questo è uno degli insegnamenti che ci deve lasciare questa esperienza. Professoressa, proprio partendo da questo insegnamento, e lo stiamo in realtà dicendo più volte in questi spazi, la salute al primo posto in tutti i settori, che sia il campo dello sport ed altro. Adesso però si comincia a parlare di fase 2. Secondo lei è arrivato il momento di riaprire il paese? Anche le aree più colpite possono riaprire, se ecco al primo posto c'è la salute del cittadino? Allora Mario, fammi dire una cosa, ci sono dei comitati di esperti che stanno lavorando su questo e quindi io non mi voglio né sovrapporre né voglio che le cose che dico possano essere prese come una polemica o una differenza tra quel che io penso e quello che dicono gli esperti. Penso che l'Italia non è unica, unita in questo momento, perché ha delle realtà diverse e quindi è variegata e differenziata tra le regioni del nord, in particolare la Lombardia, che è stata l'epicentro dell'epidemia, ma anche il Piemonte, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, l'Emilia Romagna, e il resto che ha avuto un impatto sul contagio molto inferiore. Quindi è ovvio che la fase cosiddetta 2, cioè finito il lockdown, come dobbiamo riprenderci dal lockdown, dovrà tener conto del diverso contagio che c'è nelle varie aree geografiche e anche nelle stesse regioni, tra aree e aree, perché ci sono state delle zone rosse e quindi è ovvio che se c'è un contagio o un epicentro di contagio in una determinata zona, è lì che bisogna intervenire, è lì che bisogna chiudere tutto indiscriminatamente. È ovvio che oggi non può reggere più, perché la parte economica e il tessuto sociale si sta disgregando in una povertà che va ad aumentare. Le file al banco dei pegni che abbiamo visto stamattina ne sono purtroppo una brutta fotografia. È evidente che una riflessione che non tocca a me, che faccio il medico, io lo dico che secondo me si potevano già fare delle cose, delle scelte magari un po' coraggiose, un po' avveniriste. Ecco, scelte coraggiose in questo caso, quindi ipotizzabile secondo lei una riapertura non omogenea ma a seconda dei contagi, mi sembra di comprendere dalle sue parole. Secondo del flusso del contagio. Allora, una delle cose che non tutte le regioni hanno fatto nello stesso modo e che naturalmente ha anche dato il segnale della differenza fra regione e regione è stata l'esecuzione dei tamponi per capire chi era positivo al virus e chi non lo era. In regione Campania ne abbiamo fatti pochi, ora ne stiamo facendo di più, ma ne abbiamo fatti pochi. Qual è il punto? Se noi non separiamo gli individui positivi dagli individui negativi o da quelli immunizzati, ancora meglio se si è stati positivi e non si è più contagiosi, si può riprendere a lavorare senza fare danni a nessuno. Se si è negativi c'è il rischio di potersi ammalare, quindi è una situazione clinicamente diversa. Se si è positivi proprio no, non si può uscire, bisogna rimanere isolati fino a che si porta con sé il virus. E questo
è indipendente dal fatto di avere o non avere sintomi. Per ora quello che è stato fatto è di fare il test a chi aveva sintomi, quindi chi si è recato negli ospedali, nelle strutture, a volte purtroppo anche chi era positivo, malato, è stato lasciato a casa, ma non perché chi lo ha seguito, quindi medici, medicina generale, 118, non ha fatto bene il proprio lavoro, perché l'hanno fatto benissimo, anzi devo dire, i colleghi di medicina generale senza dispositivi di protezione, anche noi che lavoriamo nell'ospedale, io per i miei collaboratori li ho comprate le mascherine, perché mi rendo conto che in un momento in cui non ce ne sono è giusto anche che la mia azienda le dà a chi è esposto in prima persona. Quindi se tutti facciamo uno sforzo di metterci nelle migliori condizioni e siamo anche attenti al benessere nostro e a quello degli altri, secondo me alcuni passaggi in avanti e di liberazione di alcuni gruppi economici e di lavoro forse si possono cominciare a pensare. Ecco, però da questo punto di vista, per poter ripartire bisognerebbe innanzitutto capire, monitorare i contagi, quelli che sono ancora esistenti e quelli che in realtà non ci sono. Allora, da questo punto di vista, lei cosa pensa della tecnologia per tracciare il contagio? Può essere utile al momento o ci serve qualcos'altro? Allora, personalmente, proprio come istinto personale, non mi piace la tracciabilità così come è pensata, perché mi sembra un grande fratello che traccia tutti e che sa tutti i nostri spostamenti, sa chi abbiamo visto in un bar piuttosto che in un ristorante. Mi rendo conto che naturalmente un supporto importante e che in Corea del Sud un po' si è utilizzata questa mappa, si è fatto però in Corea del Sud una cosa diversa, e cioè si è prima fatto il test, visto se il soggetto era positivo, e poi tracciato quel soggetto, quindi la tracciatura è arrivata dopo l'aver fatto il campione e non, diciamo, un po' a prescindere, io intanto ti metto nel sistema, poi dovessi venire fuori come positivo, vedo chi hai incontrato, chi sono le persone. Quindi capisco bene l'uso della tecnologia, mi fa un po' ancora, diciamo, di irritazione, insomma, di allergia a un sistema del genere, vediamo quali collegamenti verso la privacy e l'attenzione sono stati messi. Sicuramente chi ci sta lavorando è estremamente attento a questo aspetto, quindi vediamo di capirne un po' di più. In realtà c'è tanta voglia, ecco, di riprendere la normalità, e però bisognerebbe affrontare questa fase 2, come dicevamo prima, come diceva giustamente lei, in totale e in piena sicurezza, sia al lavoro che nella vita quotidiana. Allora su cosa bisogna fidarsi, professoressa? Tra l'altro c'è un messaggio proprio di Alberto che, ecco, si avvicina anche un po' alla mia domanda, perché scrive Alberto: è evidente che servono fondi per la ricerca, bisogna finanziare queste eccellenze. Una domanda: sento opinioni differenti sul vaccino, che tempistiche ci saranno? Ecco, questa magari, quella del vaccino, potrebbe essere una forma di sicurezza per ripartire, però con i tempi in realtà non ci siamo. C'è ancora un altro messaggio di Gianluca, scrive: due domande per la dottoressa Colao. Non poter uscire all'aria aperta può avere in qualche modo indebolito il nostro sistema immunitario? E visti i tempi della nascita di un vaccino, non sarebbe meglio focalizzarci su una cura terapeutica realmente efficace? Ecco, domande molto interessanti, sempre in base a quella che sarà la fase di ripartenza, anche se giustamente forse non ce la facciamo con i tempi, professoressa. Allora, intanto la prima domanda, il vaccino. Il vaccino è l'unica vera soluzione a lungo termine, su larga scala, che noi abbiamo per combattere le malattie virali. Quindi, assolutamente la vera soluzione sarà avere un vaccino. Se ne si sta lavorando su diverse tipologie di vaccini. Uno sembra essere un po' più avanzato rispetto agli altri perché utilizza una tecnologia che già è stata in qualche modo testata, e questo perché, diciamo, è un sistema di vaccino che viene utilizzato per la vaccinazione antinfluenzale, che quindi prende una delle proteine della capsula che sta sul virus come marcatore, e questo ci permetterebbe forse di essere un po' più rapidi, ma questo stiamo parlando sempre di sperimentazione, di ricerca, quindi auguriamoci che i ricercatori che stanno portando avanti questo vaccino, che è già in una fase 1, cioè sui soggetti sani, e potrebbe poi andare avanti, arrivi per la primavera dell'anno prossimo. Quindi nella migliore delle ipotesi dovremo aspettare fino alla primavera dell'anno prossimo. Poi ce ne saranno degli altri, vedremo, valuteremo, ma certamente il vaccino è
la migliore soluzione che noi abbiamo per questa pandemia, come per altre malattie virali che dovessimo fronteggiare. Cosa diversa invece è il trattamento. Io ho preso la malattia e come fronteggio la malattia già in atto. Siamo passati da una fase in cui di questa patologia, di questo Covid, non sapevamo nulla. Quindi il paziente arrivava, poteva andare bene da solo, come in tutte le malattie virali, o si aggravava e noi non sapevamo cosa accadeva. C'era questa polmonite interstiziale che poi meritava purtroppo la terapia respiratoria assistita, molti pazienti sono andati male. Per fortuna c'è stato l'approccio con la terapia proposta da Paolo Ascierto come terapia antinfiammatoria di grande impatto. Sono terapie che si utilizzano per altre malattie e non sono prive di effetti collaterali, quindi non stiamo parlando di un siero miracoloso, stiamo parlando di un farmaco che, come tutti i farmaci, ha effetti benefici, effetti negativi, ma che per fortuna ha potuto dare soluzione a moltissimi dei casi che in Cina invece sono stati mortali. Quindi i passaggi in avanti di conoscenza sono stati fatti. Oggi sappiamo che verosimilmente l'aggravamento è dovuto a una coagulazione diffusa, una microtrombosi diffusa, sia del letto alveolare polmonare che di altri distretti, tant'è che oggi stanno aumentando anche le diagnosi di insufficienza renale in corso di Covid, di infarti o di alterazioni cerebrali, sempre in corso di Covid, quindi è una patologia che poi si aggrava con queste microtrombosi. Quindi si può trattare, oggi i protocolli di trattamento sono molto migliorati, ecco perché stiamo cominciando ad avere sempre meno pazienti in terapia intensiva, sempre più pazienti che guariscono e avendo più esperienza, soprattutto grazie al lavoro incessante di tutti quelli che sono impegnati in prima linea, medici, infermieri, OSS, voglio dire tutto, è la filiera, non parlo solo dei medici, non faccio Cicero pro domo sua, abbiamo molti più dati e la malattia sta diventando più curabile. Quindi l'altra domanda importante era l'area aperta. Esatto. E certamente chi mi conosce sa che io lavoro molto sullo stile di vita e dico che bisogna fare nutrizione sana, esercizio fisico, la vitamina D, quindi l'esposizione solare. Il fatto più di non essere stati all'aria aperta, perché poi c'è una parte di popolazione che magari può prendere aria anche aprendo una finestra o stando su un balcone, e anche proprio psicologicamente l'essere stati costretti, sai, l'essere stati forzati a restare tra quattro mura con tanti cittadini che non hanno la fortuna di avere case molto grandi, quindi necessariamente una convivenza forzata tra tante persone in spazi ristretti, beh, questo è uno stress cronico che certamente un po' impatta sul sistema immunitario. Professoressa, però ecco, mi permette anche di debellare quella che è stata in questo periodo anche una fake news, perché c'era chi diceva che in realtà il virus permanesse nell'aria, quindi c'è stato un periodo in cui la popolazione ha avuto paura anche di uscire all'aria aperta. Naturalmente è una fake news, possiamo confermarlo attraverso le situazioni. Allora, il virus si trasmette da uomo a uomo attraverso il respiro, le piccole goccioline che noi emettiamo continuamente mentre parliamo, e naturalmente se sto parlando e sono sana, le mie goccioline non andranno più lontano di 80 centimetri, un metro. Se starnutisco arrivano anche fino a 10 metri, se tossisco arrivano circa a 4-5 metri, quindi è evidente che io emetto, come chiunque, mentre parliamo, delle goccioline. Se ho preso il virus è attraverso questo che lo trasmetto ad altri. Quanto tempo resta sulle superfici? Ci sono diversi studi che hanno dimostrato che il virus può restare sulle superfici. Perché? Perché i virus non sono dotati di un cuore, di un sistema nervoso, di un apparato che ha bisogno di vivere. Loro sono fatti di una piccola parte di RNA, nel caso di questo virus, poi ce ne sono a DNA. Quindi sono piuttosto stabili, ecco perché possono rimanere sulle superfici. Intanto ancora. Ecco perché se utilizziamo l'igiene, la pulizia, laviamo le mani, ci teniamo a distanza, questo non solo per queste epidemie, ma in genere, ecco, ci protegge da eventuali virus o eventuale altro che chi è vicino a noi ci potrebbe involontariamente comunicare.
Era, ecco, chi seguiva scriveva quali le restrizioni, quali le misure precauzionali da adottare nella fase della ripartenza, ne ha menzionata una proprio adesso, professoressa, però c'era un altro aspetto, ecco, alla quale vorrei che lei rispondesse, perché si parla di virus, si è parlato molto di virus, o meglio di correlazione virus-inquinamento. Ecco, si potrebbe avere un maggiore impatto del contagio proprio lì, in quelle aree perché in realtà ci sono degli studi al momento in fase di ricerca, in fase di sperimentazione, ecco, non sono totalmente certi, però si parlerebbe della correlazione tra aree inquinate, l'area laddove c'è una maggiore concentrazione di gas atmosferico che permetterebbe o comunque che indurrebbe il cittadino ad avere, ecco, nel suo pregresso, poiché ci sono le zone inquinate, un malessere e quindi l'impatto con contagio diverrebbe, ecco, più immediato. C'è questa correlazione? Le chiedo, allora, questa è la domanda che mi fai, mi piace molto. Se posso dirti, è una delle mie domande proprio preferite, questa qui sull'inquinamento, perché come cattedra UNESCO stiamo lavorando con uno dei miei collaboratori che è uno specialista in igiene, Prisco Piscitelli, e con Alessandro Miani, che è il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, proprio sul tema delle particelle piccole e medie, cioè PM2,5 e 10, nell'aria e la persistenza del virus. E Alessandro Miani con un gruppo di ricercatori ha già pubblicato il dato che il virus è particolarmente presente nell'aria lì dove ci sono più particelle, quindi dove l'aria è più inquinata, e quando parliamo di particelle parliamo di inquinamento industriale, quindi è un particolare tipo di inquinamento, non è un inquinamento generale da riscaldamento, da industrie. E lui e il gruppo di ricercatori hanno già dimostrato un aumento di persistenza del virus, stanno per pubblicare, quindi il dato è proprio, uscirà in letteratura nei prossimi giorni, se non è uscito oggi, quindi stiamo parlando di un dato che è veramente recentissimo. E noi stiamo per affrontare invece come cattedra UNESCO e con il team in regione Campania uno studio internazionale con la Comunità Europea, con la Spagna, paesi dell'est, una verifica della presenza del virus. Esatto, perché poi in realtà, scusami, non ti ho sentito. Perché se andiamo a verificare anche in Europa, in realtà, dicevo, come diceva lei, hai menzionato anche l'Europa, se verifichiamo in Europa l'area maggiormente concentrata in Spagna è stata Madrid, o anche per esempio pensiamo a New York, quindi queste aree che hanno una concentrazione di gas e comunque di queste polveri sottili, quindi aree più inquinate. A questo punto mi viene però da chiederle, professoressa, ma secondo lei la Lombardia a questo punto perché è stata così colpita dal contagio? C'è anche in questo caso la correlazione del virus, inquinamento, o in questo caso gioca molto la gestione del sistema sanità? Forse sono entrambe le cose. Allora, intanto non è un caso che in Italia, visto che noi siamo stati il secondo paese dopo la Cina, un po' curioso questo spostamento del virus, ma diciamo la trasmissione è stata dalla Cina, noi siamo stati il secondo paese, soprattutto al nord, dove certamente, e questo non è un dato difficile da verificare, c'è la più alta densità di mondo industriale, e questo è possibile, quindi, che abbia avuto un ruolo. Il secondo, il sistema sanitario. Allora, loro sono stati i primi a fronteggiare una malattia nuova, quindi io ho per loro una grandissima affezione, stima e rispetto, ma loro hanno gli ospedali costruiti in modo moderno, quindi sono dei monoblocchi, al contrario un po' del sud, che siccome è rimasto un pochino indietro. Per esempio, io vedo il mio policlinico, no? Noi siamo tutti quanti a padiglioni separati, così come un po' il Cardarelli e altri ospedali, quindi noi abbiamo ancora gli ospedali nati nell'epoca delle grandi epidemie, quando si privilegiavano i padiglioni separati, perché quando hai malattie infettive non puoi avere gli stessi percorsi, altrimenti rischi di contagiare tutti. Credo che la sfortuna in Lombardia è stata anche quella di aver portato i malati, quindi chi cominciava ad avere la sindrome Covid, e nessuno sapeva che erano pazienti Covid, quindi che erano infettivi. E beh, quando li porti in un monoblocco, il paziente si muove liberamente all'interno di una struttura con altri pazienti fragili vicino a lui, è evidente che il contagio diventa deflagrante, quindi forse c'è stato un insieme di cose, quelle di un'organizzazione sanitaria in monoblocchi molto moderna, ma non così precisa per le malattie infettive,
e l'inquinamento atmosferico che ha lasciato il virus nell'aria per tempi magari più lunghi, questo andrà confermato, perché naturalmente vi sto dando un'ipotesi, ipotesi su dati scientifici, ma resta, finché noi non la dimostriamo, resta un'ipotesi, potrebbe dare una, diciamo, parziale spiegazione, ce ne saranno anche altre, su questo fenomeno. Resta il fatto che noi, avendo portato i nostri pazienti campani, inizialmente tutti al Cotugno, che è un ospedale dedicato alle malattie infettive, con un personale esperto di malattie infettive, non abbiamo avuto contagi del personale all'interno dell'ospedale. Quindi vuol dire che quando si utilizzano le procedure che sono quelle studiate, calibrate per le malattie infettive, beh, il risultato lo vedi dopo con quello che abbiamo visto noi. Intanto c'è Spedito che scrive, io condivido, è Spedito la mia dottoressa preferita, saggia e moderata. Si potrà tornare a girare ed incontrarsi senza protezioni quando tutto passerà? C'è questa grande voglia, questo grande desiderio, è ipotizzabile la primavera prossima, professoressa, o possiamo auspicare tempi più brevi? Allora, intanto voglio salutare e abbracciare il giornalista poeta, Spedito, che è un giornalista poeta. Sì, sicuramente sì, riprenderemo la nostra vita da vicino. Noi siamo diciamo, cittadini del sud del mondo, siamo carnali, a noi piace stare vicini, ci piace abbracciarci, ci piace baciarci quando ci incontriamo, quindi pensare a tutta questa distanza ci fa soffrire la sola idea. Quando arriverà il vaccino e quindi potremo contare sul fatto che la trasmissione del virus sarà definitivamente limitata, poi quanto dura l'effetto del vaccino, anche questo lo scopriremo, ma fosse anche un vaccino come quello dell'influenza da ripetere annualmente, lo si metterà all'interno delle vaccinazioni da fare a inizio stagione invernale, così come facciamo per il vaccino antinfluenzale, no? Quindi alla fine rientrerà in queste procedure e ci rivedremo di nuovo da vicino. Al momento, finché non abbiamo una soluzione su larga scala, converrà mantenere il distanziamento e l'attenzione all'igiene, che spero poi ci protegga anche dopo. Ecco, forse non è stato male. Io ricordo che quando ero piccola, mia madre, quando facevo gli starnuti, mi diceva sempre: mettiti la mano davanti alla bocca. Suggerimenti, no? Di educazione, di igiene, lavati le mani, eccetera, dovranno restare, quindi rimarrà nei nostri comportamenti. È una forma di educazione comportamentale in primis, intanto lei lo anticipava prima, professoressa, perché in realtà l'impatto da coronavirus è stato per tutti noi inaspettato. Si è capito che, ecco, mettere a posto al primo posto la salute ed investire soprattutto sulla sanità è qualcosa che in queste ultime settimane sta veramente facendo riflettere tantissimo. Allora io le chiedo se secondo lei sarà opportuno, soprattutto oggi, fare alcune riflessioni, e penso ad esempio al rapporto difficile tra politica e scienza. Beh, questa è una domanda proprio, come dire, a me stai dicendo quanti giri sulla giostra voglio fare praticamente. Io ritengo che un paese grande come l'Italia debba sostenere di più i suoi ricercatori, debba sostenere la ricerca in genere, non puntando solo ad alcune aree, come poi è più facile comprendere. Diciamo, la ricerca sul cancro ha sicuramente grandissima attenzione ed è giusto così, è una patologia così purtroppo diffusiva oggi, ma ci sono tante aree di ricerca che meritano attenzione, altrimenti possiamo rischiare di nuovo di trovarci di fronte a un fenomeno che non avevamo previsto. Quindi spero vivamente che questa epidemia, questa pandemia, perché tanto ormai è tutto il mondo nelle nostre stesse condizioni, serva alla politica, che poi è la parte che deve prendere le decisioni, la parte del paese che deve prendere decisioni, comprendere quanto la medicina, la ricerca in genere, quindi tutto il mondo che gira intorno alla ricerca, alla salute, meritino l'attenzione che forse un po' hanno avuto in modo altalenante. Non voglio neanche dire che è stata sempre scarsa, perché non sarebbe giusto, ma diciamo altalenante, facendo privilegiare delle aree più orientate al business che non alla ricerca pura. Cioè, questa è una cosa importante che noi ricercatori sentiamo: mettere i fondi solo per una ricerca che ha già un risultato è rischioso, perché la ricerca è fatta anche di pensatori, di pensiero, di idea,
che non è detto che serva a qualcosa oggi, però potrebbe essere la premessa importante per qualche altro cervello che, leggendo quel risultato, ecco, ha l'idea che cambierà lo stato dell'umanità dei prossimi anni. Se si impedisce questa ricerca che noi chiamiamo fondamentale, e cioè la ricerca del pensiero puro per provare una nuova idea, e si mette tutto sull'industria, sul prodotto, sulla vendita, quindi sulla parte più orientata al business, ecco, si fa secondo me un grave errore, perché non saremo in grado poi di avere quella grande idea che cambia il destino dell'umanità. E certamente, perché l'idea, il pensiero è essa stessa e ricerca nel momento in cui è già presente, quindi ecco, non bisogna poi sottovalutare. C'è Enzo Aliardi che scrive: buongiorno prof, buongiorno Mario, buongiorno a te Enzo. In attesa del vaccino, come dovremo gestire l'incertezza dovuta agli asintomatici non potendo avere segnali? Questo è un altro dubbio grande, insomma, professoressa, perché effettivamente gli asintomatici, come gestirli, come riconoscerli? Allora Mario, gli asintomatici per definizione non li possiamo riconoscere, perché non avendo sintomi per definizione noi non li possiamo riconoscere, e involontariamente un soggetto positivo asintomatico diventa un soggetto che può diffondere il contagio. Ecco perché ti dicevo inizialmente che noi abbiamo adottato una strategia di non fare tamponi in modo mirato. Noi abbiamo avuto degli interi comuni che sono stati chiusi, no? Come zone rosse. Forse non volendo fare tamponi a tutti i 6 milioni circa di cittadini campani, si poteva però partire dal fare tamponi nelle zone rosse. Questo avrebbe permesso di capire quanti sono i casi positivi asintomatici, quindi avere una proiezione del campionamento, e questo avrebbe potuto aiutare poi a fare dei campionamenti per quartieri, no? O per aree della città. Oggi come oggi credo che la cosa più saggia, visto che ormai siamo vicini a una fase 2 o una fase 1-2, come è stato suggerito da qualcuno, cioè una fase intermedia tra l'1 e il 2, possiamo continuare con la pratica di fare i tamponi solo a chi ha sintomi e studiare invece la presenza degli anticorpi, cioè di vedere gli immunizzati. So che si sta facendo la gara per i kit per la valutazione degli anticorpi, e quindi ormai la prima fase, che era quella in cui valeva la pena fare forse qualche tampone in più, l'abbiamo superata. Vale la pena invece adesso cominciare ad avere una sorta di passaporto sierologico, e cioè di documento che dica chi ha gli anticorpi rispetto a chi non li ha, perché chi ha gli anticorpi ovviamente può stare in qualunque circostanza, non si ammalerà perché ha gli anticorpi, quindi questo sarebbe molto utile. Naturalmente, professoressa, non possiamo tralasciare e trascurare anche gli altri comparti sanitari. E a tal proposito Alberto scrive: come vi state organizzando per le vostre manifestazioni in piazza legate alla prevenzione? Un appuntamento importante per tutti i napoletani. Vi ricordiamo più volte che c'è stata sempre da parte sua la filosofia alla prevenzione, ecco, per evitare di ammalarsi poi gravemente. La prevenzione diventa un aspetto importante, non bisogna trascurarlo, soprattutto in questa fase. Ma come ci si organizza anche per questo aspetto, professoressa? Allora, io ringrazio Alberto di questa domanda, perché purtroppo la prevenzione è stato il grande sofferente di questa fase, perché quasi tutte le donne hanno rinunciato a fare la mammografia in questi 2 mesi o a fare delle analisi, anche gli uomini non si sono fatti visitare affatto. Addirittura c'è stato da parte di alcuni colleghi della cardiologia l'appello a venire subito in ospedale se c'erano sintomi di infarto, perché molti pazienti si sono aggravati nelle loro case pur di non rischiare di andare in ospedale per la paura del virus. Quindi voglio dire, purtroppo il virus le altre malattie non le ha fermate. Io avevo l'intenzione di fare una grande manifestazione in piazza del Plebiscito con il Comune, Cattedra UNESCO, avevamo organizzato già tutto, era prevista per la fine di maggio, inizio di giugno. La farò l'anno prossimo, la farò partire nel 2021, il progetto si chiama Donne ed è una grande manifestazione di prevenzione dedicata tutta alle donne. Però torneremo, se il virus ci darà la possibilità, torneremo sul lungomare con il Campus 3S ad ottobre
e quindi, come è nostra tradizione, almeno una volta all'anno regalare la prevenzione a tutti. Vorremmo farla anche nonostante il coronavirus. Vediamo se ci riusciamo, noi ce la metteremo tutta. Intanto c'è il professoressa Raffaele che le scrive: secondo lei non c'è troppa fretta di riaprire nelle aree che hanno più contagi? Quindi ecco, anche di questo si sta discutendo in questi giorni. Sarebbe forse opportuno riaprire laddove il numero di contagi è minore, addirittura zero per quanto riguarda il nostro capoluogo partenopeo nella giornata di ieri? E potrebbe essere un'idea questa, quindi ancora una volta differenziare regione e regione. Sì, Mario, credo che la Commissione stia lavorando proprio a un calendario differenziato per zone. Il calendario che ho visto e che dà a noi la possibilità di riaprire nella prima settimana di maggio, se non ricordo male la Campania l'8 maggio, resta un calendario approssimativo, perché anche all'interno delle stesse regioni c'è una grande differenza fra area e area per il contagio. Quindi forse è giusto riaprire laddove i contagi sono molto bassi e quindi sono anche controllabili in qualche modo, rispetto alle aree che sono state un po' più sfortunate, hanno avuto molti più contagi. Vediamo la città di Milano in questo momento, ancora un numero di contagi talmente elevato che certamente riaprire comporta dei rischi molto importanti, ma qui ci abbiamo due comitati nazionali, incluso il comitato tecnico scientifico, che sono proprio in mappatura completa di tutto il paese. Mi sembra giusto lasciarli lavorare sereni. E ancora parlando dell'Italia, poi la lasciamo, professoressa, al suo importantissimo ed encomiabile lavoro. Noi abbiamo parlato del nostro capoluogo partenopeo, di quanto, ecco, lo ha detto anche lei prima, si è riuscita a far fronte in maniera rigorosa e rigida a questo impatto da coronavirus. Sembra che il resto dell'Italia abbia solamente adesso, e purtroppo noi scoperto, due eccellenze come il Cotugno ed il Pascale. Si tratta di eccellenze sottovalutate nel corso, ecco, di tutti questi anni, anche in merito al sistema sanitario di cui parlavamo prima? Sì, credo di sì. Credo che tutto il nostro lavoro negli anni sia venuto fuori in modo forse adesso più evidente. A me non stupisce nulla che nel Pascale ci siano figure di altissimo profilo, come nel Monaldi, nel Cotugno, nel Cardarelli, nel mio policlinico, nella Vanvitelli. Non mi fa nessuno scalpore, io li conosco bene, so bene l'estrema qualità di quello che nelle nostre strutture possiamo, diciamo, fornire. Sono felice di vedere che adesso c'è tanta attenzione e che in tanti se ne sono accorti. Felice di vedere che forse tutta l'emigrazione sanitaria che noi abbiamo avuto dal sud verso il nord non aveva tutta questa grande ragione di esistere, che i nostri pazienti, i nostri cittadini pazienti si possono rivolgere alle nostre strutture con grande serenità e grande sicurezza. Abbiamo avuto molti meno fondi del nord e quindi abbiamo pagato un po' lo scotto dell'accoglienza, della bellezza della struttura, quindi di quello che noi chiamiamo un po' la valutazione alberghiera degli ospedali. Questo sì, ha fatto una grande differenza, perché al nord le strutture sono sempre rinnovate con la migliore tecnologia anche per il comfort del malato, grandi aree a disposizione per spazi in cui il malato si può in qualche modo mettere tranquillo con la famiglia. Da noi è un po' più sofferente questa parte, perché non abbiamo mai avuto fondi sufficienti, ma la qualità delle diagnosi, delle terapie, della ricerca, dell'innovazione, permettetemi, sono felice che si sia vista, ma non ero così sorpresa, ecco. Non lo farò dire a lei, ma questo messaggio molto interessante, professoressa, di Ilaria Montalto, che scrive: dottoressa, lei ovviamente fa eccezione, ma mi sembra che in queste settimane ci sia una corsa anche da parte di alcuni scienziati a mostrarsi, ad apparire, spesso con polemiche non adatte al momento che stiamo vivendo. Cosa ne pensa? Innanzitutto io volevo dire che, parlando di scienziati, oggi ho l'onore di interfacciarmi tra i migliori 100 scienziati a livello internazionale, quindi questo lo dico io, lo dico a voce alta. Intanto ecco il suo pensiero in risposta di Ilaria. Allora, credo che ci sia stata una grande necessità di comunicare quello che stava avvenendo a tutti i cittadini spaventati, quindi
ritengo che la presenza dei miei colleghi virologi, microbiologi, igienisti, esperti di malattie infettive, epidemiologi, sia stata proprio determinata dal fatto che c'era grande necessità di dare risposte. E poi, come sempre succede nel nostro ambiente, se io conosco Tizio chiamerò sempre Tizio, se conosco Caio chiamerò sempre Caio, quindi le varie testate giornalistiche alla fine hanno preso dei loro riferimenti, invitando sempre quel riferimento si finisce un po' per essere diciamo sovraesposti, no? nelle televisioni, ormai voglio dire, siamo collegati 24 ore su 24, non fosse altro che perché dobbiamo stare a casa, e questo ha dato un po' anche di stanchezza, da cui derivano le polemiche. Credo che ci sia anche un po' di stanchezza adesso, e bisogna comprendere che a volte anche lo scienziato, anche il medico migliore di questo mondo può essere stanco e magari dice qualcosa che suscita risposta non gentile, e si alimentano le polemiche. Da parte mia polemiche né ora né mai, perché credo che tutto abbiamo bisogno fuorché di litigare. E infatti proprio per questo motivo c'è un episodio che in realtà ha messo tutti noi, ecco, in prima fila per difendere l'attacco che in realtà il dottor Ascierto ha subito. Ecco, si sente anche di commentare un po' questo aspetto, perché ecco, noi ce la siamo presi, professoressa. Ma veramente. Devo dirti, lo capisco bene. Paolo peraltro è un mio amico, gli voglio bene, lo stimo, quindi ha avuto il mio sostegno dal primo istante. È stato estremamente coraggioso Paolo Ascierto con Enzo Montesarchio, entrambi i miei amici, Franco Perrone che guida la sperimentazione, un altro amico caro, persone tutte di livello altissimo, quindi voglio dire non meritava assolutamente nessuna forma di polemica. Mi rendo conto che il protocollo che lui in modo molto coraggioso ha proposto subito davanti al mondo, da un punto di vista scientifico doveva avere tutto un iter, quindi dovevamo fare lo studio, verificare i dati, valutare il risultato, analizzarlo, avere dei referit terzi ignoti e poi comunicarlo. In un'epidemia tutto questo non si poteva fare. Onestamente Paolo ha fatto quello che chiunque di noi logicamente avrebbe fatto nei confronti di malati che stavano morendo. Lì lui ha fatto una scelta ed è stato molto coraggioso, perché avrebbe potuto tenere questo protocollo secretato all'interno del Pascale Monaldi Cotugno, e invece ha voluto subito dire: stiamo provando questo farmaco che potrebbe avere dei risultati avendo una pregressa valutazione a Wuhan, ve lo diciamo perché se qualcun altro dovesse volerlo fare siamo tutti insieme e proviamoci. Allora l'attacco è stato ingiusto, perché Paolo non ha mai detto che questo fosse una sua idea, ha detto: io l'ho pensata, l'ho valutata insieme ai colleghi di Wuhan che hanno potuto provarla, ve lo dico, se volete lo facciamo. Quindi mi è sembrato proprio che più onesto, trasparente, gentile non avrebbe potuto essere. Io in realtà, ecco, non c'è stata solo questa parentesi, perché poi se facciamo ancora un passettino indietro rispetto all'episodio di cui stiamo parlando, io ricordo che tra l'altro il professor Galli all'inizio diceva che non dovevamo allarmarci e che in realtà si trattava di una semplice influenza, quindi forse probabilmente anche da lì è partita una comunicazione errata, professoressa. Ma all'inizio nessuno di noi sapeva. Anche i warning, cioè le attenzioni che erano state date già a gennaio al nostro paese dall'OMS, all'Istituto Superiore di Sanità, sono state prese un po' con le pinze, di dire: ma stiamo parlando di Wuhan, lontana da noi migliaia e migliaia di chilometri, ce ne vogliamo preoccupare noi adesso? Ci sembrava veramente strano. Quindi io credo che fare adesso il processo a chi ha detto è solo un'influenza, non preoccupiamoci, oppure non chiudiamo, facciamo riprendere l'economia, fare adesso questo processo mi sembra inutile, dannoso, non ci porta da nessuna parte. Inizialmente nessuno di noi conosceva questo virus, nessuno di noi sapeva quello che sarebbe accaduto, ci siamo fatti forti di quello che avevamo, che è un sistema sanitario di grande forza e con medici e personale sanitario di grande competenza. Abbiamo fatto
qualche errore, ma soltanto perché di fronte alle cose nuove si fanno degli errori. Adesso conosciamo molto di più di questa sindrome, di come trattarla, i posti in terapia intensiva si vede che giorno per giorno si stanno liberando. Certo, è vero, parte di questo effetto è anche il lockdown. Non uscendo, il numero dei contagi è basso e quindi anche chi arriva in ospedale ha numeri contenuti. Però il protocollo di terapia che si fa oggi è enormemente diverso di quello di solo un mese fa. Quindi non voglio commentare sugli errori che sono stati fatti, perché sono errori in buona fede di chi nel mio campo sa che possono accadere sempre. La medicina non è una scienza esatta e quindi l'errore ci può sempre stare. Attaccarsi. Lei insegna che in realtà al di là del... Lei mi insegna che al di là di ogni lavoro intrapreso bisogna, ecco, ripercorrere lo stesso con estrema lealtà e trasparenza. Io le pongo l'ultimissima domanda e le pongo questa domanda per ricevere da lei in questo caso un insegnamento, perché tanti colleghi anche del mio settore sono stati, tra virgolette, un po' giudicati, criticati, perché in quanto operatori dei media le chiedo come e in che maniera possa essere e possa effettuare una corretta informazione delle disquisizioni di materia scientifica, perché anche noi da questo lato potremmo commettere degli errori. Allora io umilmente le chiedo come posso io, ma in realtà tanti miei colleghi, non commettere errori in materia di informazione scientifica, professoressa. Ma credo che la cosa più saggia sia sempre ascoltare 2 o 3 persone dello stesso ambito sulla stessa domanda, cioè filtrare quello che ognuno dice, perché a volte più che il dato in quanto dato è l'interpretazione che io faccio di quel dato che può dare una differenza, perché noi i numeri li abbiamo, sono quelli, poi è l'interpretazione che diamo di quei numeri che fa la differenza. E ti faccio subito un esempio: abbiamo sempre riportato i dati giorno per giorno sul numero dei nuovi contagiati. Sì. Ora quel numero può solo essere in incremento, perché noi sommiamo i numeri del giorno prima con i numeri del giorno dopo. Questo dà un'impressione a chi ci ascolta che la cosa va sempre avanti, che non si ferma mai. Invece quel numero è il derivato di quanti tamponi sono stati fatti per avere quel numero, 1000, mettiamo 1000 di contagiati ogni giorno. Se all'inizio 1000 derivavano da 2000 tamponi, noi avevamo il 50% dei cittadini testati positivi. Se oggi noi abbiamo 1000 contagiati da 500.000 tamponi, adesso abbiamo lo 0,1, 0,2, 0,3, cioè è completamente cambiato il rapporto. Ma se continuiamo solo a dire 1000, chi ci ascolta non avrà mai la percezione che stiamo evolvendo verso una situazione favorevole. Ecco perché ti dico, da parte dei giornalisti, forse sentire una pluralità di voci, non perché io possa non essere d'accordo con quello che dice un mio collega, ma potrei avere un'interpretazione di quello stesso dato diversa, e questo potrebbe aiutare chi deve prendere delle decisioni a cogliere gli aspetti, un po' di, come dire, di passaggio verso una elaborazione che se si ascolta sempre solo una persona potresti non avere, ti potrebbe mancare. Questo è un suggerimento che io posso dare, perché siamo tutti quanti esposti a continue informazioni, continui dati, continue spiegazioni. Mi rendo conto che per chi è dall'altra parte capire che cosa si sta dicendo può essere complicato. Suggerirei una pluralità di voci. Io non le rubo altro tempo, posso solo dirle grazie, grazie, mille volte grazie, perché lei è una persona, una professoressa straordinaria, ma una persona straordinaria, magnifica, il top, utilizzo un termine moderno. Sono assolutamente normale. Grazie per essere stata con noi. Di farlo bene. Un bacio a te, a tutta la redazione, a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Buon lavoro a lei, a presto, arrivederci. Grazie alla professoressa Anna Maria Colao, presidente della Società Italiana di Endocrinologia e cattedra UNESCO in Educazione alla Salute e Sviluppo Sostenibile presso l'Università Federico II di Napoli. Una bellissima puntata, ma soprattutto grazie a voi per essere rimasti con noi tutto questo tempo. Ma Mattina 9 non termina qui, continuate a seguirci. Bacini Mario, buona giornata, ciao.